Io ti ringrazio Gianni per questo momento di confronto e di riflessione. E non vorrei, non credo di sorprenderti se dico che nell'ultimo incontro che abbiamo fatto con Caracciolo Melloni, parlando della rivoluzione di Francesco, avete introdotto degli elementi che sono fondamentali anche per avere una visione di quello che accade oggi. Ricordavamo in quel dibattito l'Europa, potenza decrescente, non solo per i flussi demografici, non solo per i flussi, per la redistribuzione delle ricchezze nel mondo, che è avvenuta, non so se io faccio proprio il mestiere, riuscire a annunciarlo. È l'effetto posti di blocco, sì. Ma guarda, ho fatto vedere un tradito, quindi appena cominciamo. Non solo per gli elementi che indicava Caracciolo in quella lezione, l'Europa potenza decrescente, i nuovi calcoli demografici, ma per quell'elemento che discutemmo in quella sede, sulle identità, sulle grandi identità che si collegano alle religioni, perché le religioni, come indicava il professor Cassano citando il libro di Manlio Graziano, per tanti anni, soprattutto nella fine del secolo scorso, noi pensavamo che fossero state rimosse da un'idea convergente del globo, che le istituzioni e un'idea di libero mercato facesse sì che tutti si potessero legare a un'idea di sviluppo, di multilateralismo in cui la convivenza pacifica si allargasse a macchia d'olio. Abbiamo scoperto che non è così, che forse l'elemento e il salto dovuto a tanti fattori, dalla crisi economica, dalle guerre, ha fatto sì che quell'idea di mondo convergente che era la potenza degli anni 90 non sussiste più, e ci siamo accorti all'inizio di questo secolo che addirittura un potente elemento, cito sempre Cassano, di indigenizzazione dell'identità era proprio le religioni. Questo è un contesto che in quel dibattito, invito tutti a vederlo per quanto fosse anche appropriato sul tema di oggi, ci apre a uno scenario. Partiamo da noi, dall'Europa. È evidente che noi siamo stati i paladini di un'idea convergente. Erano gli anni 90 dell'euro mediterraneo, il processo di Barcellona. Sembrava possibile tutto, sembrava possibile addirittura far diventare Israele e Palestina membri associati dell'Unione Europea. C'è un'idea convergente di democrazia che si estendeva battendo i muri da noi e si allargava, costruiva sviluppo, costruiva coalizioni per la cooperazione e per la democrazia. Allora, il risveglio drammatico che stiamo vivendo non è solo legato a un pericolo e a una sofferenza che dentro le nostre società, che è esplosa in maniera così forte e violenta nei primi 15 anni della storia di questo secolo, ma è anche legata a una reazione che noi, sottolinea Gianni, dobbiamo pensare, che però deve avere questa profondità, perché è un sistema multilaterale in cui l'Europa, il soft power per eccellenza, proponeva questa idea di sviluppo convergente, ne dobbiamo sostituire un'altra, o meglio, forse dobbiamo approfondire come fare. Un secondo, un minuto solo sulla scena dell'attacco, perché noi in 10 mesi da Charlie Hebdo ad oggi abbiamo avuto un cambiamento che non va mai sottolineato in maniera così marginale come se fosse un dato di cronaca, ma che ci fa capire qualcosa che è profondo e radicato nel meccanismo che si sta sviluppando di questo fenomeno criminale. Innanzitutto a Charlie Hebdo, due immagini, c'era Koulibaly, quello che attaccò il supermercato Kasher, che fa la rivendicazione attaccando la bandiera dell'ISIS alle sue spalle, anche attaccandola male, e cerca di parlare in arabo, cerca di fare la rivendicazione tipica dei militanti jihadisti in arabo. Gli esperti hanno notato che il suo arabo, Khalid qui è con noi, non era nemmeno comprensibile, come se io provassi a recitare in svedese una rivendicazione o una... Il suo linguaggio non era un linguaggio appropriato. I due fratelli Cauchy, uno era assolutamente preparato perché si era allenato alla morte in Yemen, l'altro perde la scarpa per strada. In 10 mesi noi ci troviamo che una cellula, come dice giustamente Hollande,
con un piano ideato a Raqqa, pianificato a Bruxelles e seguito dai francesi, sviluppa una scenografia della morte che rispetto a 10 mesi fa è assolutamente, completamente differente. La scena si sviluppa di notte, è un salto di qualità criminale. Si sviluppa con kamikaze, uomini e poi donne, come abbiamo visto ieri, mai successo a livello europeo. Si sviluppa cioè con una cellula che a 3 chilometri dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea, da tutti i palazzi del potere dell'Europa moderna, costruiscono un piano che ha una qualità e un salto di, potrei dire, di violenza, ma anche di pianificazione assolutamente differente da quello che 10 mesi fa, solo 10 mesi fa, avevamo conosciuto. Io credo che questa scena dell'attacco e la reazione che stiamo avendo dopo Charlie Hebdo, che abbiamo avuto dopo Charlie Hebdo con i primi ministri che marciavano insieme, oggi si dice una frase fatta, ci deve chiamare un salto di qualità, perché, e qui cito un amico che ci ha istruito, me a Khalid Attani, che è mancato, che è Khaled Fouad Alam, ci ha istruito a leggere quello che è il vero messaggio di una geografia virtuale. Khaled Fouad Alam scriveva sempre, c'è una geografia reale, che è quella della guerra, poi arrivo perché è fondamentale per capire l'intero panorama, ma noi siamo, come Europa, come Occidente, pervasi invece da una geografia virtuale. Lui dice, dove il reclutamento, il passaporto e la concretizzazione dell'atto, quindi del crimine, si muovono su un altro piano. Quello che abbiamo visto a Charlie Hebdo e quello che abbiamo visto al Bataclan e nel, diciamo, negli attacchi ai ristoranti e allo stadio è un livello di profondità del meccanismo dell'odio e anche del meccanismo criminale assolutamente superiore. Dico questo perché le due geografie devono convivere. La nostra reazione deve essere intelligente, complessa, perché sono due geografie che hanno bisogno di risposte differenti ma che si muovono in maniera comune. Si usa la parola guerra. Io userei innanzitutto la parola guerra per descrivere il mondo politico post 2011 che si sviluppa nel Medio Oriente. C'è una guerra, sì, c'è una guerra, ed è una guerra politica nell'Islam, che è una guerra senza frontiere, senza esclusione di colpi e con una profondità non solo dal punto di vista religioso, ma della lotta per l'egemonia in quella parte del mondo, la geografia reale, che è assolutamente violenta. Allora noi dobbiamo distinguere, e chiudo il primo punto della reazione, a queste due geografie, due attitudini che sono ovviamente complementari, ma che hanno bisogno di un'intelligenza e di una strumentazione differente. La geografia virtuale è quella che ha sviluppato non solo Charlie Hebdo, non solo l'attacco a Bruxelles, a Copenaghen, vi ricordate anche il treno che per fortuna c'erano due militari che tentarono un attacco terribile, fino alla tremenda pianificazione, ideazione e compimento degli attacchi di Parigi, ha bisogno di una reazione dell'Europa, certo, che però deve avere anche una grande forza culturale, un grande impeto nella nostra potenza decrescente, come dicevamo allo scorso convegno, con un'identità spesso claudicante, e con noi che siamo molto bravi a autoinfliggerci anche, diciamo, critiche che non esistono, hanno bisogno di reazioni differenti. Le biografie, diceva Gianni, sono trentenni, cresciuti con passaporto belga o francese, cresciuti spesso i capi nelle carceri, cresciuti spesso fuori dai circuiti musulmani tradizionali o ufficiali. L'imam Google è più potente di qualsiasi moschetta e non hanno frequentato. Spesso non parlano l'arabo e gli arriva l'ideologia, o meglio la religione, o meglio l'ideologia più potente, che è questo scisma wahabita salafita, che è la purezza totalitaria. Non c'è da discutere, è quella la religione e quello l'afflato. Allora, la guerra nell'Islam, la seconda reazione. Si dice, vorrei fare, per farla breve, scusatemi della brutalità, sì, ma lasciate perdere Assad e concentriamoci su ISIS. Premesso che c'eravamo arrivati molti anche di noi a capire che l'ISIS è il nemico, non a caso l'Italia ha aderito, poi verrà Paolo, alla coalizione antiterrorismo anti-Daesh nell'agosto del 2014, votammo qui.
cui l'adesione, e abbiamo votato in questo decreto missione anche l'ampliamento di quelli che sono gli strumenti a sostegno di chi combatte lì. L'abbiamo compreso, lo sappiamo, ma la mappa della guerra dell'Islam, fatemi usare questo titolo che è abbastanza generico perché non è solo una guerra tra i due grandi rami dell'Islam, quello persiano iraniano e quello sunnita, perché anche dentro il mondo sunnita le potenze giocano sullo scenario in maniera differente. Bene, ma in questo conflitto poter escludere qualcuno dalla soluzione mi sembra una follia, e separare i piani di questo conflitto, che nella logica di chi lo sta costruendo deve avere un'idea totalitaria e quindi deve estendere il campo di battaglia dalla Nigeria fino possibilmente all'Afghanistan, che è il nuovo terreno di insediamento, sarebbe a mio parere una riflessione non solo poco complessa, ma che non ci farebbe risolvere il problema. Bombardare da aria, terra, mare, come dice Salvini, ottimo, figurarsi, per gli slogan siamo tutti bravi, ma dove? Perché la mia impressione è che se noi partiamo da un'analisi realistica di quello che è dal 2011 la mappa del Medio Oriente, abbiamo delle sorprese che sono ancora più drammatiche. Per la prima volta chi ha ideato a Raqqa ha pianificato e organizzato a Parigi. Charlie Hebdo, dicevo, era leggermente differente perché c'era l'afflato, ma non c'era un diretto organico rapporto, così come adesso c'è un diretto rapporto organico con l'aereo del Sinai russo, con l'attacco a Hezbollah a Beirut, con l'attentato di Ankara. Il nostro problema si chiama adesso, in questo Medio Oriente, fare un lavoro che è sicuramente politico e sicuramente ha bisogno di strumentazione militare, ma che deve avere delle finalità. Faccio una domanda: siamo sicuri che lo sguardo tra Putin, premesso che Putin guardava, però quando si guardavano agli occhi Obama e Putin, c'era Putin che non guardava molto diritto, ma questo è solo per la foto, che era molto bella quel tavolino, ma siamo sicuri che l'accordo tra Russia e Stati Uniti e con l'Europa, che ovviamente è sempre presente in questi contesti, sia risolutivo in questa guerra dell'Islam? Io me lo chiedo perché alcune parole che vengono dal nostro armamentario come deterrenza, il famoso terzetto quartetto del Novecento imponeva la deterrenza nel Medio Oriente, cioè se arrivava si diceva basta litigare perché noi vi imponiamo la pace. Siamo sicuri che quello sguardo sia sufficiente? Perché io ho l'impressione, e qui sta la grandezza di Vienna, del tavolo a cui anche l'Italia partecipa, il tavolo sulla transizione siriana, che lo sguardo che noi abbiamo bisogno, di cui abbiamo più disperatamente bisogno, e dico perché, è quello tra la monarchia saudita e la teocrazia iraniana, e lo dico con rispetto per queste parole e per la difficoltà che evocano. Perché dal 2011, cioè quando sono saltate le dittature e la territorialità, per dirla sempre con Khalid Fuad al-Alam, si lega con nuova ricerca di identità e quindi saltano i confini e quindi si mettono in discussione i confini, in quel gioco su un asse che arriva fino all'Egitto post Mubarak, che arriva fino alla Libia post Gheddafi, che passa per la Siria, che è l'epicentro della grande guerra per procura, si sviluppano degli interessi che non sono convergenti e che spesso non riferiscono all'opinione delle grandi potenze. Ho l'impressione, ma lo butto così anche per aprire una discussione, che forse quei due sguardi tra Putin e Obama, io dico benvenuti perché era tempo che non si faceva, forse in quel Medio Oriente di oggi non sono sufficienti. L'Iraq è scivolato verso l'asse egemonico iraniano dopo la guerra nel Golfo, e non è un elemento da poco. Quando al-Maliki, l'ex premier, diventa premier, la prima cosa che fa è un mandato di cattura per il suo vice, che era il leader dell'area sunnita, del mondo, del polo sunnita dentro l'Iraq. E lo scivolamento della Siria fuori dall'orbita, l'asse iraniano sciita, sicuramente non è un elemento di semplicità. E il modello delle monarchie, delle petromonarchie che si sono confrontate sulla rivolta e la controrivolta egiziana, fino a confrontarsi tuttora con il post-Assad,
non è un elemento da poco, così come non è un elemento da poco la Turchia, il più grande alleato dell'Occidente, che sulla guerra all'ISIS ha messo una condizione: prima mi fate capire che succede dopo Assad. Sono elementi superabili, forse nel mondo del Novecento sì, si faceva una riunione del terzetto, del quartetto, si imponeva agli alleati stretti di fare così. Io non credo sia sufficiente, perché non credo che nel gioco, nella partita per l'egemonia politica nel Medio Oriente, che ha una, anche una derivazione evidente religiosa, ma su cui io onestamente non pratico più di tanto, per l'egemonia in quell'area a noi abbiamo bisogno di qualcosa di più. Guerra per procura è la nuova guerra, è una guerra antica, quella della guerra civile lì, libanese, ma che oggi è lo schema. È lo schema in Siria, è lo schema in Yemen, è lo schema in Libia, ed è uno schema in cui ogni autore ha con sé o sostiene una parte per una soluzione. La reazione, diceva Gianni, io credo che l'unica reazione possibile sta in due parole. La prima è quella di François Hollande nel suo discorso, guardando la geografia nostra, quella virtuale che è diventata drammaticamente concreta. Hollande nel suo discorso a un certo punto dice in maniera anche forte: vivete, parlate, parlate col mondo, uscite. C'è il tema della reazione, che è un tema fortissimo, c'è il tema dell'alleanza con un mondo islamico in sofferenza nella nostra società. Qui c'è Khalid che sabato sta organizzando una manifestazione, Not in My Name, che è una miscela complicata. Perché nella pancia della cultura e della cultura politica araba è vero che c'è un risentimento che non può essere giustificativo di quello che succede, ma c'è. E c'è anche una paura, perché una minoranza in armi cerca di costruire un confine, un noi o un voi, dove se noi, come quel giornale ci suggerisce, andassimo su quella linea, quel noi diventerebbe magari più piccolo e il voi si allargherebbe, e in quel voi una minoranza in armi che ha una forza identitaria metterebbe un'opa drammatica. Allora, innanzitutto nella nostra geografia la reazione è fondamentale, è culturale, è contro le paure, è intelligente, è sicuramente anche l'innovazione di strumenti securitari, perché la minaccia passa per una rete che non è quella che tradizionalmente abbiamo concepito. La seconda reazione nella geografia reale è sicuramente, non voglio sminuire, la partecipazione a una deterrenza militare contro l'ISIS, ma quel fenomeno nasce nella guerra per procura, nella distruzione della guerra per procura nasce un fenomeno che occupa uno spazio, e quello spazio geografico per la prima volta, territorialità e identitario, pone in crisi tutto l'equilibrio. Il nostro lavoro, il nostro obbligo a Vienna e in futuro è obbligare a un'unica cosa, alla trattativa. Noi dobbiamo, lo sforzo tra Stati Uniti, Europa e Russia è quello di obbligare a una trattativa, perché non c'è alternativa, non ci sono stivali per terra che possono risolvere la situazione. Perché chi conosce non solo dal punto di vista militare, ma dal punto di vista delle contraddizioni nella coalizione internazionale, contraddizioni che hanno fatto sì che la guerra si evolvesse a uno stato così complicato, sa che l'unico modo per restringere il campo militare e anche politico è la trattativa tra i grandi soggetti. E come si dice, ipocrisia o campo delle ipotesi diplomatiche? Io credo che sia l'unica strategia, insieme a una deterrenza ovviamente, a limitare l'organizzazione di questo fantomatico Stato islamico, di questa minoranza nel mondo islamico, sia l'unica strada perseguibile per una vittoria concreta, perché l'effetto che noi dobbiamo creare non è solo far sì che le bandiere nere si ammainino, ma dobbiamo creare le condizioni perché quell'equilibrio che si creerebbe nel Medio Oriente sia reale. Chiudo su una nota di colore. Stamattina Gianni me lo diceva, in una trasmissione a Omnibus si parlava anche di Russia. Questo rimescolamento di identità è paradossale, che nell'Occidente venga preso da alcuni, non da noi, come paladino
colui che sta costruendo le sue fortune, parlo del Putin 3, quindi dell'ultima fase, sulla decostruzione morale e anche politica dell'identità occidentale. Le sue fortune, se uno va a leggere quello che dice, non quello che dice agli amici italiani dei partiti che lo amano, la sua fortuna è un neosovranismo, direbbe qualcuno più colto di me, che è basato sul fatto che c'è una potenza che dice all'Occidente: io do un'alternativa, la mia alternativa, non la vostra. La vostra è molliccia, la vostra è dal punto di vista valoriale anche pratico una cosa molto debole. Lo dico perché in questo mondo complesso innamorarsi di alcune soluzioni senza più guardare gli effetti sullo scacchiere e soprattutto gli effetti che parlano di identità e di culture antiche come la storia, è una follia a cui noi non possiamo cedere. Vi ringrazio. Grazie Enzo. Questo riferimento conclusivo alla politica di Putin torna alla memoria quel bellissimo saggio di Grume e Margaret, Occidentalismo, che spiegava le radici dell'antioccidentalismo, esattamente quel contesto.